del paese, il valore della scuola, della conoscenza, e prevede anche una serie di impegni per noi importanti. Significa sia investire, superando anche tanti divari territoriali che oggi esistono proprio sulla scuola a partire dal mezzogiorno, significa investire sulle persone che lavorano all'interno della scuola. Questo patto indica, e noi valuteremo anche il decreto che è stato fatto in questa direzione, con un aumento dell'occupazione legata alla stabilità di chi in modo precario ha retto la scuola in questi anni. C'è un problema che riguarda anche una riforma complessiva della scuola, perché vuol dire ridurre il numero degli alunni, significa anche investire sulla formazione come diritto permanente e continuo, significa mettere mano anche ad ammodernare gli edifici. E poi c'è un punto molto importante che riguarda l'investimento sul rinnovo dei contratti e sugli investimenti che devono essere fatti sia sulla politica salariale sia sulla qualità dell'insegnamento. E sono previsti una serie di impegni e di tavoli di confronto che partiranno già nei prossimi giorni, perché è chiaro che c'è un rapporto con gli investimenti che il governo e il paese si appresta a fare, che devono essere oggetto di un approfondimento e di una discussione. Quindi credo che su questo versante sia un punto d'avvio importante, perché investe sul valore della scuola per tutti, ma investe anche su chi lavora nella scuola, e credo che sia decisivo la questione della stabilizzazione e del superamento della precarietà, che noi perseguiremo anche nei prossimi giorni nel dibattito parlamentare che accompagnerà il decreto.